Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. È stato pubblicato questa mattina sul sito della Regione Abruzzo l'avviso del progetto Voucher per la formazione universitaria e l'alta formazione quarta edizione, finanziato con 1 milione di euro del Fondo Sociale Europeo 2007-2013. L'iniziativa vuole favorire e sostenere il diritto all'alta formazione, rendendo più facili le scelte degli studenti meritevoli con la fornitura appunto di voucher, cioè di sostanzialmente una serie di interventi di formazione con l'obiettivo di far frequentare a questi studenti in Italia e all'estero corsi di studio universitario, specializzazioni, master ed altri interventi di alta valenza professionalizzante. Buste paga più pesanti in provincia di Chieti per dipendenti di aziende associate alla Confesercenti che faranno straordinari il lavoro domenicale e festivo. La provincia di Chieti è fra le prime in Italia a recepire la circolare ministeriale che permette di tassare al 10% straordinari e festivi dopo un accordo con la Confesercenti e i sindacati. Se un dipendente maturerà nell'anno 2.500 euro lordi di straordinario e notturno, potrà avere in busta paga fino a 1.300 euro in più rispetto al passato. E intanto la giunta regionale abruzzese ha chiesto al tavolo di monitoraggio governativo la possibilità di usare l'accantonamento di 40 milioni di euro, il 30% dell'intero ammontare delle addizionali IRAP ed IRPEF, per diminuire ulteriormente il prelievo fiscale in favore dei cittadini e delle imprese abruzzesi. Lo ha annunciato l'assessore al bilancio Carlo Masci, confermando la richiesta avanzata con il presidente della giunta regionale Gianni Chiodi ai ministri dell'economia e della salute dopo la verifica positiva per il terzo anno consecutivo sui conti della nostra regione. Case di riposo del Chietino promosse dopo i controlli dei carabinieri dei NAS, meno bene invece per altre due strutture che i militari dell'Arma, una decina, hanno visitato a Montesilvano e nell'Aquilano. Nel primo caso è stata accertata un'infrazione penale legata ai requisiti di sicurezza sui luoghi di lavoro, con denuncia del titolare. Nel secondo c'è stata una segnalazione al sindaco per mancanza di requisiti strutturali, 100 le case di riposo controllate contemporaneamente in tutta Italia. Il vicepresidente della giunta regionale con delega allo sviluppo economico, Alfredo Castiglione, ha chiesto stamattina un incontro urgente ai vertici della società Italcementi per quanto riguarda l'ipotesi di probabile chiusura dello stabilimento di Scafa. Si tratta di una notizia, afferma Castiglione, che apprendo casualmente, che mi lascia alquanto sorpreso, considerato che un anno fa circa ebbi rassicurazioni sul futuro dello stabilimento da dirigenti della stessa azienda. La CISL Funzione Pubblica torna a denunciare il ritardo con cui ritiene che si stia procedendo sulla riforma dei consorzi industriali, creando contraccolpi alla gestione dei servizi forniti alle aziende abruzzesi. In una nota inviata all'assessore regionale alle attività produttive, Alfredo Castiglione, il sindacato evidenzia le carenze della normativa regionale in materia di competenze tra consorzi industriali ed ATO, cioè enti d'ambito, e SASI, servizio idrico integrato.
La Regione Abruzzo sarà capofila per realizzare una struttura destinata ad accogliere le persone sottoposte alle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e all'assegnazione a casa di cura e custodia, che siano residenti in Abruzzo e Molise. Lo prevede l'accordo approvato oggi dall'esecutivo regionale riunito all'Aquila. La struttura, che ospiterà 20 posti letto, è stata localizzata nel territorio della ASL di Lanciano, Vasto, Chieti e risponde alla necessità sancita da norme intese tra regioni e governo di creare articolazioni destinate alla tutela della salute mentale negli istituti penitenziari. Stop al pesce fresco a tavola da oggi per l'avvio del fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta da pesca italiana lungo tutto l'Adriatico, da Trieste a Bari. Il provvedimento di fermo biologico si allarga al tratto di costa da Pesaro a Bari per 42 giorni, dopo che era già scattato lo scorso 22 luglio nel tratto tra Trieste e Rimini per un analogo periodo. Il blocco, secondo la Coldiretti, vuole garantire il ripopolamento dei pesci in mare. L'economia del territorio della costa dei Trabocchi si rivela sempre più un modello composito dove i diversi motori dello sviluppo devono coesistere per garantire occupazione, crescita e reddito. E la sostanza del ragionamento dell'assessore all'agricoltura, Mauro Febbo, al Ministero dell'Ambiente. Questo è accaduto fino ad oggi, sintetizza Febbo, fra il sistema delle riserve e le diverse attività produttive presenti sulla costa, e questo è anche il percorso che ho riconfermato, aggiunge, al Ministero dell'Ambiente per giungere ad un giusto equilibrio e ad una convivenza con il costituendo parco. Nuove sorprese dall'antica città romana di Amiternum nelle vicinanze dell'Aquila. Resti monumentali di una grande vasca natazio rettangolare sono emersi da un intervento di archeologia preventiva. La vasca, il cui lato corto misura circa 12 metri, mentre quello maggiore ha una lunghezza ipotizzata di circa 30 metri, presenta ancora particolari costruttivi che denotano l'accuratezza dell'impianto, che si può datare all'epoca di Augusto. A Chieti l'assessore comunale Ivo D'Agostino si è dimesso questa mattina. La decisione riguarda la vicenda giudiziaria che vede indagato D'Agostino agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della squadra mobile di Chieti con le accuse di concussione e violenza sessuale. Il sindaco deciderà solo dopo Ferragosto se reintegrare la giunta e ha disposto una verifica interna presso gli uffici competenti ed una relazione al dirigente del secondo settore riguardante l'assegnazione delle case popolari. Continua l'azione di contrasto al gran caldo di questi giorni. Tra Pescara e Francavilla al Mare continuano ad essere attive anche le unità cinofile che provvedono ad intervenire in caso di malori legati a caldo ed annegamenti. Attivo a Pescara il centro operativo sociale che risponde allo 085 61899. Ripetiamo 085 61899 e che risponde dalle 8 alle 19 e provvede alle esigenze di anziani soli e comunque di tutte le categorie più disagiate. Atri a tavola è uno dei più importanti eventi della Regione Abruzzo. L'edizione di luglio ha confermato, per il successo conseguito, che è un evento indiscutibilmente attrattivo per l'intero territorio. Lo ha dichiarato l'assessore al turismo, Mauro Di Dalmazio, assessore regionale, traendo un bilancio dell'edizione appena conclusa e presentando la seconda tranche della manifestazione per le giornate di lunedì 12 e martedì 13 agosto nel centro storico della città ducale. Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevedono cielo sereno e caldo con temperature da 26 a 30 gradi e mezzo e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con sole caldo nelle ore centrali e nel pomeriggio, temperature da 26 gradi e mezzo a 39 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto poco mosso sia stasera che domani.
era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.